Il Vasto Marina travolge il Villa 5-2 grazie alle doppiette di Fieroni e De Vizia e alla rete di Galier in apertura. Ma andiamo per ordine. I padroni di casa vogliono ritrovarsi dopo il KO di mercoledì con il Lanciano. Borrelli schiera il consueto 4-3-3. Gli ospiti vogliono smuovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive e un solo punto all'attivo. Mister Vitale schiera un 4-4-2. La cronaca, dopo gli iniziali 10 minuti non succede nulla o quasi. Al 14esimo, al primo affondo, il Vasto Marina passa, fucilata da parte di Galier dai 30 metri che si infila dove falso non può arrivare. 1-0, questo il rallenti. Al 19esimo arriva il raddoppio, De Vizia calcia di controbalzo da fuori con un lob che non lascia scampo all'estremo del Villa, ecco il replay del gesto tecnico. Al 27esimo i locali calano il tris, Letto offre un assist al bacio per Fieroni che deve solo appoggiare in rete per il 3-0. Al 30esimo episodio da Moviola, Benedetti tocca di mano in area di rigore nel tentativo di evitare la rete. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty ed estrae il rosso. Sul dischetto va Di Giovanni che batte Gerbic e accorcia le distanze. Al 38esimo si rivedono gli ospiti con una conclusione da fuori di Natale, strepitoso l'estremo di casa a distendersi. Al 39esimo sempre da fuori il Villa con D'Incecco, si supera ancora Gerbic. Al 43esimo punizione di De Vizia, falso smanaccia e devia in angolo. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa i locali si rivedono in avanti con una conclusione al 14esimo di avvantaggiato, tutto facile per falso. Al 18esimo De Vizia lanciato a rete, viene toccato in area di rigore, il direttore di gara non ha dubbi anche in questo caso, assegna il penalty, questo il rallenti del contatto. Sul dischetto va Fieroni che fa 4-1 e sigla la sua doppietta personale. Al 25esimo avvantaggiato conclude da fuori, falso ci mette una pezza, poi sulla respinta conclude Fieroni ma in fuorigioco al momento della battuta. Al 27esimo super Gerbic respinge sul colpo di testa del Villa e salva il risultato. Al 32esimo arriva il quinto gol per il Vasto Marina e porta la firma di De Vizia che la piazza con il mancino, anche per lui oggi è doppietta. Al 37esimo il Villa accorcia le distanze con una punizione strepitosa di Gian Cristoforo. Il gesto tecnico merita il rallenti, si va sul 5-2. Al 40esimo i locali tentano la conclusione con Marino, falso risponde presente. Dopo 4 minuti di recupero non succede altro, il Vasto Marina agguanta la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 6 in classifica. Il Villa mastica amaro perché arriva il quarto stop in altrettante gare. Mister Borrelli, seconda vittoria in campionato per la sua squadra, muovete la classifica, un ampio 5-2. Sì, la muoviamo e bravissimi ragazzi, insomma. Venivamo da un trend sul campo non negativo, però sotto il profilo delle prestazioni comunque eravamo contenti, quindi oggi è un premio al lavoro fatto fino adesso, è uno stimolo ad andare avanti e sono veramente contentissimo soprattutto per loro. Siete riusciti a gestire anche l'inferiorità numerica? Esatto, la prestazione di oggi è da incorniciare, oltre il risultato ma anche la gestione dell'inferiorità numerica, ci siamo sacrificati, siamo stati attenti e devo dire veramente un plauso, un grazie grosso ai ragazzi, ma per loro se lo meritavano. Mister Vitale, arriva la quarta sconfitta consecutiva, un rammarico perché avevate anche la superiorità numerica. Peccato perché abbiamo fatto tre errori banali, insomma ci siamo trovati subito in svantaggio. Poi con rigore, a superiorità numerica, abbiamo provato a costruire, abbiamo avuto diverse occasioni, però purtroppo a noi ogni piccolo errore ci fanno gol e noi per far gol non si sa quante azioni e quante occasioni dobbiamo avere. Vi manca qualcosina per poter spiegare un po' questo trend negativo? Qualcosina forse ci manca. Però testa subito a lavorare per domenica prossima.